Appassionati di enduro, benvenuti. La pista che vedete alle mie spalle è il crossodromo di Carula, l'impianto che ospiterà la prova finale di motocross della 6 giorni di enduro. I piloti stanno provando le moto e il tracciato, attività importante per riprendere confidenza dopo una mattinata trascorsa a provare le speciali a piedi. I più in forma sono gli ex crossisti, su tutti Alex Salvini, Danny Filippars, ma tutti i ragazzi della maglia azzurra stanno andando bene e hanno subito trovato il giusto feeling con le moto. Andiamo ad ascoltare Alessandro Botturi, il più esperto della pattuglia azzurra, tante 6 giorni alle spalle per lui. Chiediamogli un po' che cosa ne pensa delle prove speciali che ha visionato a piedi. È un'attività noiosa ma importante. Andiamo a sentire il suo parere. La ricognizione delle speciali è fondamentale, visto che dovremo passarci per qualche giorno, e soprattutto ricordarsi almeno i punti più critici o più impegnativi del percorso sono veramente dove si può fare la differenza. Il vero endurista controlla che non c'è niente di strano, soprattutto dietro magari un salto o una duna, se non un passaggio magari un po' estremo, che non c'è qualche ceppo o qualche pietra strana. Controlla che il terreno sia, soprattutto sulla propria traiettoria, sia ben pulito. Dopo la voce esperta del botto nazionale andiamo ad ascoltare un giovane, Thomas Soldrati, giovane ma fino a un certo punto è già alla quinta 6 giorni, un titolo di campione mondiale junior alle spalle. Andiamo a sentire Thomas, le sue opinioni. La federazione quest'anno ha deciso di schierarmi ancora nella junior, visto che possiamo fare un buon risultato, penso, possiamo giocarcela. Forse spero per la vittoria. La squadra è composta da me, Gianluca Martini, Giacomo Redondi e Jonathan Manzi, quindi è veramente una buona squadra secondo me. Speriamo che andiamo di guidare tutti bene. Le aspettative sono magari di riportare in Italia il vaso come avevo fatto nel 2008 in Grecia. Best of luck to Italia, we're happy to be across from you in this year's 6-day enduro. Best of luck for this year's event.